Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adele, bentornati sul mio canale. Oggi sono senza cuffie, senza microfono, appunto perché faccio il video sull'audio, sulle cuffie e tutto quanto. Vi chiedo di lasciare subito un like e di iscrivervi, e vi prometto, se aggiungono 10 like, non vi chiedo nulla, faccio il video su come registrare gameplay buoni, capibili. Vi posso mandare una guida su come registrare un gameplay abbastanza farcito. Allora, voi sapete che quando comprate la PlayStation 4 e poi la 4, ora l'Xbox, non l'ho mai avuto, ci rilasciano queste. Che io non so neanche dove ho messo, sinceramente, e non mi interessa la cosa perché ho provato una volta e ho dovuto registrare tutto da capo perché non si sentiva nulla. Allora, adesso vi faccio vedere come registrare con cosa. Allora, ragazzi, questa è la postazione che uso spesso, anzi quasi sempre. Allora, quando registro gameplay mi alterno alle cuffie della Apple. Vabbè, le conoscete, sicuramente avete l'iPhone, quindi conoscete queste cuffie, sono buonissime, molto fragili ma buone. E queste JBL sono rotte, però vi posso assicurare che funzionavano alla perfezione, funziona soprattutto il microfono, che l'ho usato per esempio nella numero 1, la campagna numero 1 di Watch Dogs 2. Qui ho invece le cuffie, quelle buone, diciamo. Perché ho comprato queste cuffie qua, queste ce ne registro altri. E diciamo sono le cuffie della PlayStation, però messe un po' meglio. E costano ragazzi veramente poco. Le trovate tipo 16 euro su Amazon. Le ho prese 17,50 al GameStop. Perché comunque è una cuffia fissa. Senti discretamente bene. E soprattutto l'audio che ne esce dal microfono, un po' sporco, nel senso come lavoro che fa, però è molto buono. Quindi ve la posso consigliare. E per registrare gameplay questa è molto buona, se no poi passate alle cuffie doppie, che vanno anche sui 50, esatto, no, 90, 100, 150 euro. Queste praticamente sono il rimpiazzo delle cuffie della PlayStation alla fine. Io mi alterno queste perché ci stai comprando, le trovi, che di qui, che di là. Quindi principalmente queste due, queste le ho comprate di recente, quindi non ho registrati tanti con queste qua. Il problema degli auricolari è che il microfono si muove, poi fa contatto con la pelle, fa contatto con le mani, fa contatto con i capelli, e quindi esce quel sibilio, quel tu 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 che sentite quando registro con queste. Sono 6 già, aspetta che sul mio canale. E quel che sentite quando registro con quelle dell'Apple. Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adia, bentornati sul mio canale. Sono interferenze che appunto cerco di tagliare se possibile, infatti mi guardo il video e cerco di tagliarle, però non è sempre possibile come cosa. Però con queste, comunque avendo un microfono fisso, non fa interferenza praticamente con niente e si sente la voce chiara. Ok, non voglio sottrarvi altro tempo, appunto vi ho detto, raggiungimento dei 10 like, vi porto il video su come registrare gameplay e appunto potrete riscontrare l'audio di uno, di due e di tre. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.